Buongiorno e benvenuti da parte di Marco dal nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Partiamo come sempre da un'analisi dell'S&P 500, nello specifico Wall Street. Avevamo evidenziato ieri come il mercato americano si fosse portato in corrispondenza già alla vigilia di importanti livelli di resistenza che avrebbero definito la tendenza per le ore e per le sedute a venire. Il livello in questione è quello in area 1868 punti, livello che possiamo notare è stato superato al rialzo proprio nella giornata di ieri, definendo così una prosecuzione dell'ottimo movimento ascendente in corso già da parecchi giorni. Quindi un segnale assolutamente positivo che, come possiamo vedere da questo grafico su time frame orario, ha definito un'altra seduta di rialzi per il mercato americano. Nello specifico l'S&P si trova attualmente a 1880 punti e proseguirà con tutta probabilità in questa fase rialzista anche nelle prossime ore, con un obiettivo che poniamo a 1889 punti, quindi praticamente un retest dei massimi storici precedenti. Per registrare un segnale che viceversa riporterebbe debolezza e una relativa fase di storno, dovrebbe essere violato un livello che attualmente staziona piuttosto lontano rispetto ai prezzi attuali, ovvero il supporto passante a 1866 punti. Solo in tal caso la tendenza rialzista verrebbe negata e quindi aprirebbe spazio per una correzione di più ampie dimensioni. Prosegue la positività anche sui mercati europei, ancora una volta trascinare le borse del vecchio continente, soprattutto i paesi periferici con Piazza Affari e Madrid. Mantiene altresì un'impostazione assolutamente positiva anche il future londinese, il FTSE 100, che come possiamo vedere ieri si è riportato al test dei massimi relativi precedenti, del primo obiettivo passante a 6.605 punti. E ci attendiamo quindi anche nelle prossime ore, anche in questa circostanza, una possibile prosecuzione del movimento positivo con il raggiungimento del secondo target dai minimi di periodo passante a 6.653 punti. Positiva anche la tendenza del DAX dopo la correzione intercorsa alla vigilia. Sono tornati nuovamente gli acquisti sul futuro tedesco, altresì un'apertura positiva quest'oggi in gap up, attualmente il futuro staziona a 9.648 punti, quindi praticamente in corrispondenza del massimo relativo della giornata di ieri. In questa circostanza solo un eventuale superamento proprio dei massimi intraday che rappresenterebbero anche i massimi di periodo darebbe nuova positività al futuro, con possibilità di portarsi fino in area 9.687-9.710 punti, livelli che potrebbero poi secondariamente respingere la tendenza rialzista in atto. Spostiamoci adesso sul mercato valutario. Partiamo quest'oggi da un'analisi interessante di euro contro sterlina. Dopo la debolezza che ha caratterizzato il cross valutario nelle scorse giornate, proprio nelle ultime ore, a seguito soprattutto di quella che è stata una debolezza relativa ieri della moneta inglese, soprattutto dopo la diffusione di alcuni dati macroeconomici nella tarda mattinata, ha visto un recupero di forza proprio della moneta unica. Che tuttavia, attenzione perché proprio negli ultimi minuti, questo test c'era già stato nella giornata di ieri, si è riportato a contatto con questa importante fascia resistiva posta tra 0,8305 e 0,8310, livelli che a mio avviso porteranno una inversione di tendenza nella giornata odierna con un relativo storno per euro sterlina, un primissimo obiettivo posto in area 0,82 e 69, ma successivamente ci attendiamo che la correzione possa assumere anche dimensioni superiori. Possiamo notare da un'analisi anche di dollaro America contro yen giapponese come questa tendenza assolutamente positiva e rialzista evidenzi proprio il movimento intercorso sui mercati finanziari, quindi una debolezza di yen proprio intercorsa nelle ultime giornate. Anche in questo caso però attenzione perché America contro yen si è portato proprio nella nottata appena intercorsa durante la seduta asiatica al test di questa importante fascia resistiva compresa tra 103,86 e 103,92, livelli di resistenza che a mio avviso, supportati
portati anche da divergenze negative in configurazione su time frame orario, potranno definire una fase di storno per il dollaro americano con una correzione che potrà essere anche di ampie dimensioni. Difatti, fissiamo il target ribassista del movimento a 102,81. Confermata viceversa sempre la view positiva per dollaro America contro franco svizzero. Ieri abbiamo avuto ancora un retest praticamente dei minimi relativi precedenti e soprattutto di un importantissimo supporto statico passante a 0,88 e 14, che come possiamo vedere ha sostenuto ancora una volta l'andamento del cross valutario. Difatti, fin quando questo supporto ancora una volta riuscirà a sostenere l'andamento del cross valutario, potremo attenderci un nuovo movimento rialzista nelle prossime ore con target posti a 0,8865, 0,88 e 72. Andiamo ad analizzare quelli che saranno i dati macroeconomici più importanti per la giornata odierna. Sicuramente da osservare con molta attenzione sarà proprio la pubblicazione del dato inglese, l'agenda alle 10:30, relativo al PMI delle costruzioni attese in salita 63,1 punti, e la pubblicazione di questo dato potrà con ogni probabilità portare anche un impatto di direzionalità sul cross che abbiamo analizzato euro contro sterlina. Mezz'ora più tardi sarà poi la volta della terza lettura del PIL europeo, le previsioni sono stabili allo 0,3% e l'indice dei prezzi alla produzione. Successivamente sposteremo la nostra attenzione su Wall Street, importante dato l'ADP in pubblicazione alle 14:15 con previsioni in forte salita a 192.000 unità, ordini all'industria alle ore 16, anche questo è un dato rivisto in miglioramento, e poi come ogni mercoledì alle 16:30 le scorte settimanali di petrolio. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.